Alla fine hanno riempito decine e decine di sacchi neri, con dentro di tutto, ma soprattutto bottiglie di plastica, carte, lattine e pacchi di sigarette. È la conferma che la quasi totalità dei rifiuti sul ciglio della strada proviene dai finestrini delle macchine. È una questione culturale e di senso civico, sottolinea Matteo Ricci, che con gli assessori Tarcisio Porto e Massimo Galuzzi ha imbracciato contenitori, rastrello e guanti insieme a cittadini e volontari per ripulire quasi 3 km di Monte Labatese, tra la rotatoria di chiusa di Ginestreto e quella di Monte Labate. Grazie a tutti per la partecipazione. Ovviamente sapevamo che era questa mattina una cosa simbolica, un gesto simbolico, però che riteniamo di grande importanza, che a mio parere ha a che fare con il livello di civiltà, della cittadinanza del nostro territorio e che vogliamo ovviamente far crescere costantemente. È il primo passo e speriamo che da oggi insomma ci sia sempre più gente che riflette prima di gettare un rifiuto dalla macchina, e speriamo appunto che da domani anche le carreggiate delle nostre strade possano essere più pulite, di conseguenza la nostra provincia con una ancora più alta qualità della vita e sicuramente con un più alto livello di civiltà. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti noi. Ma l'operazione Strade Pulite, organizzata dalla provincia con Comune di Pesaro, Azobè, Giacche Verdi e Lega Ambiente, non è destinata ad essere l'unica sul tema. Nei prossimi mesi, precisa il presidente della provincia, organizzeremo altre iniziative di sensibilizzazione a vasto impatto, coinvolgendo le scuole e le nuove generazioni. Lavoreremo sull'educazione, perché serve un salto culturale, ma anche sul fronte della repressione, per disincentivare comportamenti vergognosi, specialmente per un territorio che punta al primato del benessere equo e sostenibile e della qualità della vita. È una politica che rientra pienamente nel nostro piano strategico. La tutela ambientale è un fattore decisivo in tutti i progetti per una comunità più felice. Sanzioni salate in arrivo dunque per chi inquina. La Polizia Provinciale intensificherà i controlli, così come le altre forze municipali. Insieme ai comuni vigileremo sul rispetto della normativa, che prevede anche multe fino a 600 euro per chi getta oggetti dai finestrini. Un giro di vite convinto, anche perché l'inquinamento sulle strade, conclude Ricci, non è un bel biglietto da visita per la nostra offerta turistica.